Buongiorno, benvenuti in Zuppa di Porro, oggi dall'Assemblea della Confesercenti a Roma al Teatro Eliseo. Qua non sembra, ma è il Teatro Eliseo e tra poco ci sarà la Presidente De Luise che parlerà, ci saranno molti politici, ci saranno soprattutto i commercianti italiani. Cosa è successo oggi sui giornali? Beh, presto detto, è evidente che la questione oggi su tutti quanti i giornali riguarda lo scontro a parole che c'è stato tra Francia e Italia. C'è forse un giornale che ha sintetizzato meglio degli altri come gli è facile, cioè il Manifesto, con un titolo, quello che è successo, a modo suo ovviamente, però fa pensare, e cioè il titolo del manifesto di oggi è una foto di Salvini e l'altra foto di Macron, il cinico e il baro. Cinico sarebbe secondo l'accusa che Macron stesso ha fatto all'Italia, cioè che l'Italia è cinica, e il baro invece è il giudizio che si è preso il manifesto la briga di dare al presidente francese Macron. Una piccola considerazione fatta tra di noi: ma voi se doveste uscire con un cinico o con un baro, con quale dei due uscireste più volentieri, sempre che poi l'Italia sia effettivamente cinica? È fuori di dubbio che il cinismo è molto meglio del, come si può dire, del truffaldinismo, che è tipico di questa Francia, secondo quanto dicono un po' tutti quanti i giornali, che non fanno altro che elencare e mettere in fila tutte le cose che ha fatto la Francia riguardo all'immigrazione. Gramellini addirittura nella sua rubrica, e Gramellini diciamo è il massimo del politicamente corretto, pensate un po' voi se da lui ci dobbiamo aspettare la difesa ad oltranza del nazionalismo, oggi ha difeso duramente non l'Italia, non certo Salvini, ma l'Italia, definendo la ruspa e la brioche la sua rubrica in prima pagina su Corriere della Sera. Ma il tema fondamentale, lo ricordano alcuni analisti, è, a parte Bardonecchia, a parte come hanno trattato gli immigrati, a parte i loro sconfinamenti, a parte Ventimiglia, a parte la chiusura dei porti francesi, c'è un piccolo problema che la gente non ricorda riguardo alla Francia, non di Macron, ma quella immediatamente precedente, cioè che il gran casino in Libia l'hanno creato esattamente loro con la velleità di Sarkozy di stabilizzare una regione per suoi fini strettamente personali. Nel frattempo, come nota bene il Libero in prima pagina, non è che l'Italia stia facendo poco nei confronti dell'immigrazione, a Catania sono sbarcati i 1.000 in queste ultime ore. L'altro interessante retroscena è quello fatto dal Corriere della Sera, in cui ricorda, ma anche da altri giornali, ciao da Loris da Rovigo, tanti altri giornali ricordano come in realtà fu proprio Macron a puntare su Conte per rompere l'asse franco-tedesco, oppure l'asse tedesco all'interno dell'Europa. Fu Conte fu chiamato da Macron ancor prima di ricevere l'incarico, e fu esattamente Macron a chiedere di fare un vertice bilaterale ora venerdì a Parigi, che oggi è appunto in bilico. Insomma, voleva rompere il monopolio della Merkel in Europa. Nel frattempo Salvini fa un'intervista, tra poco lo vedremo anche qua alla Confesercenti, lo intervisterò, ma insomma l'intervista che fa Salvini al Corriere della Sera dice: io penso che si stia formando un asse italo-tedesco, benvenuto, speriamo. L'altra cosa ha detto Salvini, che questo asse sarebbe fatto per difendere le frontiere europee, e poi ha molto divertente nella sua idea delle lobby degli avvocati d'ufficio e l'intasamento dei tribunali derivanti dalla follia tutta italiana, per cui poi c'è il ricorso e non ricorso, il 99% degli immigrati che non ottengono asilo politico fanno ricorso, c'è la lobby degli avvocati, c'è i tribunali che vengono intasati, insomma quell'ambaradan che conoscete bene. Direi che per oggi è tutto su questa vicenda. Bonanni e il giornale invece, Repubblica e Giornale, che in questo sono molto diciamo antipatizzanti, nonostante Bonjour Françoise, e la nostra amica francese che ci segue tutte le mattine, la saluto con affetto. Beh, insomma, oggi sia il giornale sia Bonanni dicono: l'Italia contro tutti, contro la Tunisia, contro la Francia, contro la Spagna, con che altro ce la siamo messi? Contro Malta, vabbè, insomma, l'idea di un'Italia isolata è che non possa continuare a fare Don Chisciotte, dice il giornale. Oggi per me molto poco convincente, perché non mi sembra che sia l'Italia a mettersi contro tutti, è l'Italia che cerca tutto sommato di difendersi dagli attacchi di tutti. Kim e Trump fanno l'accordo ieri, ovviamente i giornali non riescono a celebrare, penso Corriere della Sera, Massimo Gaggi, questo accordo che non è ancora chiaro sulla denuclearizzazione e sul disimpegno degli americani in quella penisola, però devo dire che è stato un grande. Quella foto è impressionante, non abbiamo tempo per parlarne perché ci sono tutte le piccole questioni domestiche di cui vi voglio parlare. I sottosegretari sono stati nominati, i giornali si preoccupano perché alle pari opportunità è un uomo, e chi se ne frega, io l'avrei pure tolto la delega alle pari opportunità, non penso che ci voglia un ministro, un sottosegretario per rendere l'uomo e la donna uguali per decreto, lo sono nei fatti e nelle politiche di modernità di un paese, ma lasciamo perdere, non è questo. Di Maio si prende Mediaset, questo è il titolo del giornale, ma non
solo del giornale e sarebbe, secondo retroscena di Verderami e non solo di lui, uno dei motivi dell'incazzatura, scusate il termine, di Berlusconi nei confronti di Salvini. Una cosa ti avevo chiesto, dicono questi retroscene, di non mollare le telecomunicazioni e dunque Mediaset, anche se ve lo dico subito, la cosa più importante che dovrà fare telecomunicazione è l'asta 5G, cioè la quinta generazione della telefonia, che avverrà mi sembra a giugno e che vale 2-3 miliardi, non penso che sia toccabile Mediaset. Detto questo, insomma, pare, secondo le retroscene di oggi, che sia molto arrabbiato Berlusconi con Salvini perché non ha garantito le sue aziende. Busia o Busia, non so come cavolo si chiama, il nuovo segretario generale del Palazzo Chigi portato lì da Conte, fa arrabbiare Stella, che dice è l'uomo che ha fatto di tutto perché non fossero trasparenti i beni dei dirigenti. Virzì, pensate un po' voi, il regista si occupa del Movimento 5 Stelle, del fatto che la sinistra ha perso nei confronti del Movimento 5 Stelle, interesse mio per quello che pensa Virzì sulla crisi della sinistra pari a zero. Vabbè, qualcuno magari se lo può leggere se ha voglia. Molto più interessante secondo me sono due ultimi temi, perché devo andare a fare questo convegno a poco tempo, sono TIM, quanto costa agli italiani l'accordo siglato ieri, dovevano esserci non so se 5.000 esuperi che sono cassa integrazione straordinaria e poi licenziamenti nel giro di 2 anni, si è fatta la cosiddetta solidarietà e alcuni prepensionamenti, la solidarietà è a carico di tutti quanti i dipendenti ed è uno strumento introdotto dalla legge Fornero, cioè tutti prendono un po' di meno in maniera tale che non si licenzi, ma questi prepensionamenti, nota bene oggi Unico, mi sembra Libero, Sandro Iacometti, chi li paga i prepensionamenti della TIM, caro Di Maio, chi le paga i contributi figurativi, vengono pagati in parte e anche dai contribuenti attraverso l'INPS, bel colpo, quindi un'azienda che fa 1,1 miliardi di utile alla fine dell'anno, alla fine scarica sulle nostre casse il suo prepensionamento. A siglare questa operazione su TIM è stata il nuovo ministro dello sviluppo economico, come i precedenti, non è che cambia moltissimo. E ultima cosa, fondamentale, ragazzi, no, oggi non c'è l'annunziata, non mi sembra di averla letta, mannaggia, forse sono stato un po' sbrigativo. Beh, l'altra ultima cosa fondamentale di oggi è questa roba della Rimborsopoli in Abruzzo, non solo in Abruzzo, Rimborsopoli. Cosa vuol dire? Vuol dire che noi avevamo messo tutti i governatori sulla graticola, carte di credito, macchine blu, le cazzate che si diceva di loro, avevano rubato di qua, hanno rubato di là, i giornali che facevano le prime pagine, 6 righe oggi, così, fondo pagina del Corriere della Sera, per spiegare che Chiodi, il governatore della regione Abruzzo, è stato assolto, non solo lui, anche mi spiace non ricordarli tutti gli altri imputati che hanno scelto il rito abbreviato per la cosiddetta Rimborsopoli. Spazio sui giornali per la soluzione di questi signori? Zero, zero, anzi meno di zero, 8 righe dopo titoli e titoli che facciamo sui giornali, assolti, assolti su Rimborsopoli. Quanti voti sono arrivati al Movimento 5 Stelle per Rimborsopoli? Quanti voti sono arrivati a loro e oggi non sono stati condannati, ma i giornali ne hanno fatto una grandissima cosa? E chi si azzardava a dire attenzione perché forse questi non hanno proprio rubato, attenzione perché forse si può usare la carta di credito per fini aziendali? Beh, insomma, gli hanno, Filomena De Felice dice Chiodi ottima persona, oggi per fortuna è assolto. Se vi piace, l'IVA disinnescata e secondo il Messaggero forse con più deficit. Io devo veramente finire perché tra poco c'è l'intervista a Salvini. Vi do appuntamento come sempre questa sera a 105 Matrix. Questa sera ci sarà Matrix in seconda serata alle 23.30. Io pensare di rifondare un giornale non ne ho la più pallida voglia, ma sapete che un giornale mio con i miei commenti e gli amici miei c'è e tutti i giorni dovete e potete consultarlo. Si chiama nicolaporro.it. Sereno mercoledì. Tra l'altro 5 Stelle che parlano di rimborsi, beh vabbè, Orwar sei grande, Nicola non ne posso vedere, vado da Cirsa, non te posso vedere, va bene, io vi do un abbraccio a tutti quanti e se vi piace questo video condividetelo, ciao!